detto. Chi vince la prima dell'anno vince tutto l'anno. Nei commenti mi volete scrivere come vi è andata questa prima giornata ufficiale del 2024? Metti 500 mi piace però, per andare avanti fino a fine maggio. Sigla. Il colpo di testa di Italia, Turati! Turati! Beato secondo palo Ferguson! Ciao, semplicemente ciao! Lo spazio Bresciani, Monterisi! 94esimo! Questa serie di merda! Io due cose ho sbagliato nella vita. Uno, innamorarmi del fantacalcio. La seconda è fare le promesse. I capelli biondi arriveranno, ma... aver scommesso che se arrivo ultimo o penultimo piglio la maglia di Osimhen del Napoli o di Cuadrado. Sono un coglione, sono un coglione. Per il resto, ragazzi, ci troviamo sempre ogni inizio turno della Serie A in live nella piattaforma Viola per consigliarvi la formazione, le vostre scelte e non lasciare nessun bonus in panchina. Vi aspetto, mi raccomando. Detto questo, vi ricordo come sempre chi avevo, no? L'anno scorso al Fantacalcio. Con Nico, con Giroud, Gatti, Pasalic, Pellegrini. Ha risegnato ancora! E poi Torsvet! La roba da matti, ragazzi! Abisso dice che è fuori gioco! Vabbè. Non cambia la sostanza. Vi ricordo come sempre che cosa, prima di iniziare questo episodio da brividi, c'è il numero 10 nel primo link in descrizione. L'asta di riparazione alle porte, quindi se tu non saprai quali saranno i migliori spostamenti nel campionato di Serie A in entrata e in uscita per le squadre, poi perdi il fantacalcio. Quindi scaricala, è lì, è pronta, è facile, è per tutti iOS Android. Dai. Detto questo, scorso turno! Visto che le regole tanto le sapete già. Krstović. C'è Krstović, Krstović! Abbiamo fermato il primo, masticatoli! Siamo ultimi! È inutile fare le imprese, le fosse, ma non vinci mai! E poi la cosa bella, lo sai qual è? Che rimecco dopo aver beccato il secondo, il primo, il terzo! E il toro sessuale! Il toro! Chi è il toro? Dentro da Lautaro! Lautaro! Se vi ricordate bene, questo l'ho preso al primo episodio e ci va a portare il fenomeno di Turati! Al colpo di testa di Italia, Turati! Turati! Lui! Da Carboni, tocco Dani Mota! Appoggio per lui, Carboni! Filtrare, deviazione e palla in porta! 0-3 E meno male, è il portiere del Frosinone! Complimenti all'avversario per aver lasciato un panchina carne secchi. Il mio carne secchi, che pensavo non giocasse all'Atalanta, gliel'ho anche dato a settembre. Vabbè, non ci pensare. Difesa sua, non ha fatto il modificatore. Christensen, tifa Roma. Ha lasciato un panchina a Scalvini. Mezzo punto o meno, bene così. Virac, rigore per la Fiorentina, lo tira Bonaventura. Ebbene, ci hai sperato, ci hai provato. Avanti, chiudiamo sta difesa. C'è il fine in fondo, Maignan. E poi Caputo sulla respinta. Teo Hernandez, fa lui il Maignan. Ti dici, Teo non ha segnato. Però porca miseria, è diventato un difensore centrale, non aveva mai fatto robe del genere. Quando non segna fa il fenomeno. Maldini. Che è sta musichetta? Non c'è niente da ballare! Sono ultimo! Ah, pioggia di giocatori se non hanno fatto niente. Duda, con il cross bosso! Toma, Harry! Ora, va bene essere sfigati, ma... Duda l'ha messo in panchina, ovviamente. Teniamo a specificarlo subito, prima che qualcuno pensa che dopo Rugani ho preso il gol anche da... Supera Neto e Buey, poi dentro, palla per Loftus-Cheek! Ma se non segnava da... Dopo oltre tre mesi, Ruben Loftus-Cheek! Che devo dire, ragazzi? Che devo dire? Non ci si fa a beccare un avversario che non faccia tot punti ogni volta! Vai! Attaccante numero 2. Dentro all'aria, Consigli non esce bene, porta vuota Beltran. Ferrari salva. Pensa che paura contro il Sassuolo che chiappa sempre con... Ultimo nome. Carboni rimbucata in diagonale. E l'autogol. Interessante, il Frosinone che fa autogol. Chi l'avrà fatto? Monterisi. Autorete di Sule. Gioco contro Mattias.
sei il cuore che ho affogato. Io lo sapevo, ho sempre pensato che tu fossi il migliore. Ed è calcio di rigore per il Frosinone. Vabbè, quelli li tira a Rui, c'è il problema. Parte Sulé che spiazza Sorrentino. Ah, eccolo, l'inganno. Aveva fatto 64 e mezzo, con l'autogol era sui 67. Boom, 71 più 4 con rigore. Ale, ora dimentichiamoci la speranza di vincere sta partita. Tanto raga, lo sapete com'è sta settimana, no? Ian, ve lo ricordate, è andato all'Atalanta. È stato un disastro per noi, perché non posso più fare il modificatore fino all'asta di riparazione. Eccoli i miei difensori. Mica andato in Africa. Ciao, Baccheri, in vendita e ciao Ero. Non c'ho nessuno. Nope. Niente modificatore. L'unica cosa in cui eravamo bravi. Poi con i portieri, ve lo ricordate? Meretta e Gollini rotti. Meretta, ma che cavolo non vedi? Ce l'ha fatta a recuperare Gollini. Meno male. Dai. Simbecciuffoso. Sanabria prova il tiro e trova il gol. E qui Gollini non ci arriva. Terza rete Toro. Sanabria, la squadra perfetta. Con Gollini che quasi in lacrime chiede scusa. E poi vabbè, 5 e mezzo, perché? Questa parata solo perché non si chiama Di Gregorio non va messa a notifica. Complimenti, bullismo contro il Napoli. Bravi, non c'è più soddisfazione, neanche godo più. Giochiamo a due attaccanti. Sì, Sparta, attacco a 2000. Osimhen, andati in Africa, non torna. Anzi, litiga con Kvaratskhelia. Autosabotaggio. E dai, che spettacolo. Chi ho messo come attaccanti? Anche lì, siamo corti. Tutti fuori. Scamacca. L'Atalanta, palla verticale per Scamacca, gran tocco su Ederson, si è salito Ederson, alto. Partita indegna, a parte quella roba lì, ma lasciamo perdere. Oh. Vabbè, Lecce Cagliari, now or never, Nicola. E Krstović, era tutto regolare. Capitano Lewis Ferguson. Ferguson è squalificato. Ma che cazzo mi è rimasto? No, Zaccagni. Il figlio di Zaccagni è sicuramente Zaccagni. Listro ha detto che preferisce la gioia a Demme. Demme! Penso per me! La sta rovinando! Vabbè, ha giocato. Bravo, bravo, complimenti. Mateus. Ma tutto nasce dall'idea di Mateus Enrique. Mateus è il football Enrique. Se no, tutto messo perché non mi rimane più nulla. Espulsione diretta per Mazzocchi. Mazzocchi. Ma che me frega della Salernitana, ha perso con la Juve. La sua partita dura meno di 5 minuti. Ma com'è Napoli? Sì, vabbè, quindi Napoli in 10 e quindi? Limite, Vlasic chiude, e raddoppia! Vlasic, bravo. I due gol in tutta l'andata. Fenomeno, grazie. 10 e mezzo, non dovevi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, latte dal caffè. Qui Gollini non ci arriva. Ma allora, devo prendere la maglia del Torino. Ma ditelo che devo prenderla. Guarda Cairo, esulta per questi gol. In difesa, appunto, c'avevo anche Bremer. Che arriva a centro area. Gendré, colpo di testa e palla in rete. Oddio. Gendré, primo gol in Serie A Team. Ma che cazzo dici? Mi sta comendo a piagne. Ma lo sai qual è il problema nostro? Che non abbiamo più nulla. Chi è l'ultimo che manca? Ho messo il centrocampo a 5 o l'attacco a 3? L'attacco a 3 non di certo. Di Lorenzo in mezzo, Raspadori. Che c'è Mazzarri, quello non poggio a pallone. Preferisce Demme. E quindi niente, ragazzi. C'era lui. A Natale puoi. Nope. Non lo vede, preferisce perdere che mettere frattesi. E infatti è così, ha messo quando? All'83esimo. E a quel minuto il voto non si prende. Preferisce perdere, come ho detto. Poi Vanello Montipo. Arriva Davide Frattesi, 2-1. Alessia, non esultare.
No, non puoi esultare, perché se esulti sei un pagliaccio. C'è un fallo di Bastoni su Duda, questa rete doveva essere annullata. Quindi ho vinto rubando. Vabbè, ho vinto rubando. Greco che crossa con il sinistro in aria, colpo di testa, annullando. Mi sembra un intervento sul pallone di Zirze. Il karma è una cosa che gira. Quel gol tolto a Ferguson erano 2 punti in più. E questa è la vita. Che mi piace o non mi piace. Abbiamo vinto così, con frattesi. Bello. Posso neanche esultare quando vinco.